È proverbiale la strabiliante capacità dei nipponici di riprodurre cose non appartenenti a loro, e questo Lupin III ne costituisce l'ennesima conferma, visto che racconta le imprese del nipote del ladro gentiluomo di conio francese Arsenio Lupin. Ma della Francia gli infaticabili Giapp hanno preso anche la storia della rivoluzione e ce l'hanno ripropinata, opportunamente omogenizzata, attraverso Lady Oscar. Così come l'invenzione anglo-fiorentina del gioco del calcio ci è tornata indietro nipponizzata con Oli e Benji, la mitologia greca con Pollon, le Alpi svizzere con Heidi, l'occidentale volley con Mimì e poi Mila e Sciro, eppure dall'antica Roma hanno di recente ricavato il buffo Terme Rome. Insomma, un riciclo continuo di ingredienti europei, rimpastati solitamente attraverso i manga, i fumetti orientali, e poi gli anime, i cartoon del Sol Levante. Gli unici a restituire pan per focaccia siamo stati noi con la pucciniana Madama Butterfly, ambientata in Giappone, ma ormai più di 100 anni fa. Con Lupin III arriva ora anche la versione film in carne e ossa, in realtà è anch'esso fumettistico, dell'impenitente Mariuolo irresistibilmente attirato dai furti con destrezza e da donne di gran bellezza. Un film firmato Kitamura Ryuhei che punta a non disperdere il capitale di affezionati a questo personaggio trasmigrato dalle rive della Senna alle falde del Fujiyama.